La candidatura di Roberto Barresi alla carica di sindaco di Capua è l'unica delle quattro che non è figlia di coalizioni politiche e che non ha un collegamento con partiti politici a livello nazionale. Da cosa nasce questa scelta civica per la sua discesa in campo e soprattutto se ha mai pensato a un apparentamento o a un dialogo con le altre coalizioni in campo? Ma i motivi di questa scelta sono i motivi di un cittadino che, come tanti altri cittadini, si stanca a un certo punto della mala amministrazione che ha governato Capua per tanti anni. Una mala amministrazione che ha condotto da una parte Capua ad un rilevante dissesto economico cagionato dal centrodestra e dall'altra parte ad una paralisi completa di attività cagionata dal centrosinistra. Le stesse forze politiche che dunque oggi si ripresentano agli elettori, l'una spiegando di avere la voglia di ripartire, ma ripartire da un dissesto che è stato cagionato sicuramente da questa coalizione. Dall'altra parte l'altra coalizione, la quale vuole spiegare un sogno di rinascita della città e guarda caso il sogno nasce da una immobilità della stessa coalizione. Ho la sensazione che questo sogno possa da una parte rivelarsi un terribile incubo in seguito, dall'altra parte l'incapacità di poter effettuare qualunque attività volta alla ripartenza. Io spesso parlo di una ripartenza a motore spento perché una coalizione che causa un dissesto economico, quella di centrodestra, alla città di Capua sicuramente non ha nessuna credibilità. La nostra scelta quindi nasce dall'esigenza di avere un punto di riferimento più importante dei partiti tradizionali che a mio avviso lasciano il tempo che trovano, non hanno molta credibilità e molti contenuti in questo momento, sono in crisi e così via. Il nostro punto di riferimento è un altro, il nostro partito è il popolo, quindi un ritorno a quella che è la democrazia vera, la politica vera, laddove il cittadino è colui che dà la fiducia a chi dopo viene chiamato a rappresentarlo. Quindi un compito serio, un compito di responsabilità nei confronti dei cittadini. Io sono onorato di far parte di una coalizione civica, coalizione civica che è composta appunto da cittadini, persone normali, persone che fanno parte della società civile a tutti i livelli e che si sono, come me, stancate di vedere una Capua tenuta nelle condizioni che sono sotto gli occhi di tutti, una Capua povera, impoverita, con un commercio che ormai si avvia verso il coma più profondo, con un turismo che ormai viene con il contagocce nella nostra città e con tutti i disastri, dissesti e criticità che questa città può avere. In caso di Una domanda veloce, questa campagna elettorale nasce sotto la spinta di ciò che è avvenuto anche negli ultimi mesi, anche indagini che hanno riguardato il comune di Capua e le passate amministrazioni, e quindi c'era un grande tema al centro di tutto, la legalità. È un tema sia la legalità all'interno delle istituzioni che poi nella città con la richiesta di sicurezza di molti cittadini. È un tema questo che è stato realmente affrontato in questa campagna elettorale o è stato uno dei temi accantonati, poi, come il dissesto che citava prima? Ma guardi, questa campagna elettorale per me è stata una delusione, perché io pensavo di potermi confrontare con dei candidati sindaco che portassero dei contenuti, che portassero delle proposte concrete per la città. Invece mi sono ritrovato con dei competitors che hanno, diciamo, vestito, riempito questa campagna elettorale, come ho detto prima, di slogan, di feste ad effetto, di incontri, ma per parlare veramente del vago, io credo che i cittadini avessero bisogno di risposte. Noi siamo andati in giro a tappeto, siamo andati casa per casa, siamo andati rione per rione, stiamo finendo di visitare tutti i rioni che fanno parte del nostro territorio, dove abbiamo spiegato che conosciamo molto bene le criticità, non siamo andati a renderci conto delle criticità, le conosciamo, siamo cittadini come loro. Quindi siamo andati già in una fase con un discorso diverso fatto di contenuti, spiegando
quali sono gli interventi che vogliamo fare, come li vogliamo fare, quali tempistiche devono avere e così via discorrendo. Per esempio in questa campagna elettorale, ma tanto per citare un esempio, nessuno sta parlando di abbattimento delle barriere architettoniche, eppure gli anziani a capo sono tanti, eppure i disabili esistono, ma a nessuno dei miei competitors, dei miei avversari politici, interessa parlare di un qualcosa del genere. Il centrodestra si sta guardando molto bene dal parlare del dissesto finanziario che ha cagionato. Il centrosinistra, che ha un candidato sindaco che la volta scorsa propose personalmente la candidatura di un sindaco che è stato mandato poi a casa sostanzialmente per una serie di questioni, ma sicuramente anche per tanta inefficienza manifestata, e quindi il quale, voglio dire, non porta dei contributi fattivi. L'altro candidato sindaco porta parlamentari sul territorio, ma portare dei parlamentari sul territorio è una passerella. Quello che conta sono i fatti, bisogna ragionare sui fatti. Io credo che i cittadini abbiano capito tutto questo, siano stanchi di tutte queste chiacchiere, e penso che i cittadini abbiano valutato anche un'altra cosa. Noi per esempio nelle nostre liste non abbiamo un solo consigliere comunale o ex assessore uscente. I nostri candidati delle liste della mia coalizione sono tutte persone nuove della politica, che hanno un'esperienza sicuramente derivante dalla loro attività o dalle loro occupazioni, ma sono tutti nuovi, cioè sono tutti volti sicuramente nuovi. Non ci sono riciclati, non ci sono cariatidi e soprattutto non ci sono persone che nella volta scorsa, pensate, noi abbiamo candidati che la volta scorsa erano nel centro-sinistra, oggi sono candidati nel centro-destra, altri che fino a qualche giorno fa, prima della presentazione delle liste, pensavano o aspiravano ad essere candidati nel centrodestra, oggi sono nel centrosinistra e viceversa. Io mi chiedo quale credibilità possano avere queste coalizioni agli occhi dei cittadini. Dobbiamo essere più concreti, quindi a un certo punto dobbiamo vestire di valori. Io i valori li ho spiegati, sono andato in giro con programmi, con risultanze, con concetti, con contenuti, con leggi alla mano, con i risultati di esposti che ho fatto personalmente per cercare di raddrizzare un po' questa città, insieme alle persone che compongono la mia coalizione. Gli altri cosa hanno fatto? Feste, meraviglie, emozioni, una serie di cose che non significano assolutamente niente. Un conto è lo spettacolo, un conto è lavorare seriamente per questa città, e credo che i cittadini lo valuteranno sicuramente.